Bentrovati con l'informazione di 189 News. Oggi è giorno di lutto nazionale per le vittime del sisma. Questa mattina si sono svolti i primi funerali, ne parleremo subito dopo la sigla. Terremoto oggi, lutto nazionale, funerali vittime. Scontro frontale, muore un'intera famiglia. Usura, sequestrati beni per 2 milioni ad Ulizzanese. Calcio, domani Taranto-Matera, lo Iacovone. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Oggi è il giorno del lutto nazionale per le vittime del sisma del 24 agosto scorso ad Ascoli Piceno. I primi funerali di quelli di Arquata del Tronto e della sua frazione Pescara del Tronto. La terra intanto continua a tremare. Sentiamo nel servizio. Lutto nazionale oggi in Italia per le vittime del terribile terremoto del 24 agosto scorso con epicentro ad Amatrice in provincia di Rieti e magnitudo 6, che ha causato, secondo la Protezione Civile, almeno 290 morti, 400 feriti ed un numero imprecisato di dispersi. Il comandante regionale dei Vigili del Fuoco ha detto che nelle Marche non ce ne sono più. Stamattina ad Ascoli Piceno si sono svolti i funerali di 35 vittime, cui hanno preso parte il capo di Stato Mattarella e il premier Renzi. Diverse famiglie sono state sterminate e nei volti di chi si è miracolosamente salvato si legge lo strazio per la perdita incolmabile di un figlio, un genitore, un familiare, un amico. Diverse tendopoli sono state allestite tempestivamente in Lazio, Marche e Umbria. Possono ospitare fino a 3.500 persone. Il Consiglio dei Ministri, il giorno dopo la tragedia, ha attivato lo stato di emergenza e stanziato 50 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali, rinviato il pagamento delle tasse per i terremotati. E poi c'è la grande macchina della solidarietà che sin dalle prime ore dopo il sisma si è messa in moto. Sono molteplici le modalità con cui si può donare anche attraverso le scommesse sportive. Gli incassi degli ingressi ai musei italiani domani sarà totalmente devoluto alle zone colpite dal terremoto. In tutto questo, anche i migranti ospitati nelle strutture di Taranto, Modugno e Bitonto, attraverso la cooperativa sociale Costruire Insieme, hanno voluto offrire il proprio aiuto. In 50 fra immigrati e dipendenti della cooperativa hanno donato il sangue. Gli ospiti stranieri, inoltre, nei giorni scorsi hanno chiesto di poter raggiungere il centro Italia per rendersi utili nelle operazioni di soccorso e ricostruzione. Molti di loro, infatti, sono elettricisti, imbianchini e idraulici. Richiesta al vaglio del dirigente della sezione politiche per le migrazioni della Regione Puglia. E ancora sangue sulle strade. Roberto Santini, 51 anni, di Messina e militare della Guardia di Finanza che prestava servizio a Taranto, la moglie Rossella Sardiello, di 46, e il figlio 19enne Marco, sono morti questa mattina in uno scontro frontale fra la loro autovettura, una Opel Mokka e un tir diretto in Basilicata, sulla strada statale 106 a Villa Piana, a Cosenza. La figlia Giorgia, 14 anni, invece ricoverata in rianimazione all'ospedale di Cosenza. Sul luogo della tragedia la polizia stradale di Rossano e Trebisacce, oltre ai carabinieri di Corigliano e i finanzieri del gruppo di Sibari. Ed è morto Giovanni Aprea, tarantino di 37 anni, investito da un'auto lo scorso 19 agosto, mentre attraversava la strada sulla litoranea salentina a Marina di Lizzano. L'uomo fu ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto ieri pomeriggio dopo una settimana di agonia. La sua famiglia ha dato il via libera all'espianto e alla donazione degli organi. Ad investire Aprea, un giovane di 27 anni, alla guida della sua Lancia Y in stato di ebbrezza alcolica. Il 27enne è stato arrestato subito dopo per omissione di soccorso, lesioni gravi e guida in stato di ebbrezza alcolica. Sotto sequestro, naturalmente, l'auto. E i finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni patrimoniali per complessivi 2 milioni e 200 mila euro nei confronti di Giuseppe Berdicchia, 43enne di Lizzano, già arrestato nell'ambito dell'operazione Shylock del giugno 2012, conclusasi con l'esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di responsabili del reato di usura. Successivamente, per tali fatti, Berdicchi è stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Dagli approfondimenti investigativi è emerso che la netta sproporzione fra le spese sostenute annualmente dal nucleo familiare del 43enne e le fonti di reddito a loro attribuibili derivava dai proventi dell'attività usuraria reinvestiti in quote societarie di un bar sala da gioco,
con unità locali a Lizzano e Fragagnano, che l'uomo aveva fittiziamente intestato ad una terza persona in maniera tale da ostacolare l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali nei suoi confronti. Sigilli ad un complesso aziendale, due fabbricati, uno commerciale e uno uso abitazione, diversi beni mobili, quote societarie e disponibilità finanziarie. E parliamo di sanità. Il sindaco di Statte, Franco Andrioli, ha incontrato i consiglieri regionali tarantini. Sentiamo. Si è svolto ieri pomeriggio al comune di Statte un incontro convocato dal sindaco Franco Andrioli con tutti i consiglieri regionali tarantini in merito al piano di riordino ospedaliero. Ecco la riunione di stasera con tutti i consiglieri regionali per vedere se riusciamo a venire a capo e fare fronte unico, ripeto, senza guardare in faccia i colori politici, per venire a capo e salvare. L'ospedale Moscati non va chiuso, l'ospedale Moscati va rafforzato. Se il governo ha stanziato dei fondi CIS, quindi vuol dire che il governo ha capito, ha notato, ce lo dicono le statistiche, che Statte è il paese più a rischio d'Italia per quanto concerne le malattie tumorali, e quindi non può essere sottovalutata questa cosa. Va fatta una legge ad hoc per Taranto e provincia sulle malattie tumorali. Il consigliere regionale PD Donato Pentassuglia ha ribadito l'importanza del personale e aspetta delle risposte politiche. Abbiamo tessuto una rete di primi livello tra Manduria, Martina e Castellaneta che argina, diciamo, tutto quello che deve riguardare il secondo livello, che è Taranto. Taranto è inteso come Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie, che è il vero plesso per la elezione del secondo livello, quindi del Santissima Annunziata. E la sfida a dotare di attività territoriali il resto del territorio. Le risposte arriveranno il 7, mi auguro che non ci sia ulteriore rinvio. Il timore è che il piano per l'emergenza estiva possa comportare uno smantellamento più complessivo dell'offerta sanitaria della provincia. Continua quindi la battaglia di difesa dell'ospedale Moscati. La nostra operazione qual è? E pensate di fare una legge speciale su Taranto, perché se andiamo da dietro i calcoli che fanno a Bari e a Roma, Taranto viene depotenziata. Il consigliere regionale La Puglia con Emiliano Giuseppe Turco ha parlato anche dei numeri della sanità. 600.000 cittadini, 2.500 metri quadri, buona parte della Basilicata che si riversa, perché questo dimentichiamo, nel nostro ospedale San Giuseppe Moscati, perché di questo si tratta, e deve diventare un polo di riferimento al di là dell'appartenenza politica, ma anche di ricerca, perché noi abbiamo professionisti che possono fare ricerca. Taranto deve essere ripagata per quello che ha avuto direttamente in danno. Quando parlo di questo e dico adottiamo Taranto, dico non leggi speciali, interveniamo subito, perché questo tipo di sanità non vale un fico secco. Da lunedì 29 agosto la ditta incaricata dal comune di Taranto avvierà i lavori di rifacimento del manto stradale di via Leonida. Questo intervento si aggiunge a quello già in atto da alcune settimane ad opera di Acquedotto Pugliese sul tronco fognario nel tratto tra Via Dante e Via Messapia, che durerà sino al 2 settembre, stando almeno alla comunicazione dello stesso acquedotto. I lavori stradali di pertinenza comunale riguardano l'intera Via Leonida, da Via Cugini a Viale Virgilio. Il primo tratto ad essere interessato è compreso tra Via Principe Amedeo e Via Oberdan. Poi l'intervento, senza interruzioni, proseguirà sino a Viale Virgilio. Mentre i lavori in corso sulla rete fognaria hanno imposto ad Amat la modifica dei percorsi di 7 linee, già in vigore dal 3 agosto scorso, il rifacimento del manto stradale non avrà conseguenze dello stesso tipo. Il Comune ha fatto sapere che i lavori saranno eseguiti sulla corsia di destra e di sinistra a fasi alterne e la circolazione stradale non sarà quindi interdetta. Ciò comporta in ogni caso un restringimento della carreggiata e conseguenziale rallentamento del traffico anche per la presenza di macchinari ed operai al lavoro. E dal 1 al 22 ottobre il CRES promuove la rassegna Fuori Luogo, portando il teatro nei musei e in alcuni attrattori naturali di Taranto e provincia. Sono 8 gli appuntamenti in cartellone, di cui 6 a posti limitati e prenotazione obbligatoria a partire dal 29 agosto. Il programma propone 4 incursioni teatrali, 3 al Martal, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, e 1 al Museo Etnografico Alfredo Maiorano. Previste anche esperienze sul catamarano in Villa Peripato.
e si recupera domani alla Terza in piazza San Carlo alle ore 21.30 con ingresso libero lo spettacolo Uparrino, precedentemente annullato per maltempo. L'appuntamento rientra nel Festival della Terra delle Gravine, la manifestazione diretta per il comune di La Terza da Giovanni Tamborrino, che guarda un sud vivente anche con la storia del prete coraggio Don Pino Puglisi. A raccontarla nel monologo Cristian Di Domenico, che da bambino ha incrociato la battaglia di civiltà e legalità del parroco, ucciso nel 1993 da Cosa Nostra. E passiamo allo sport. In occasione dell'incontro di calcio Taranto-Matera, valevole per il campionato di calcio Lega Pro, che si disputerà domani, domenica 28 agosto alle ore 20.30, allo stadio comunale Iacovone, la questura informa che i cancelli d'ingresso apriranno alle ore 18.30. Si consiglia pertanto ai tifosi di accedere all'impianto sportivo in anticipo rispetto all'orario d'inizio della gara, allo scopo di evitare poi inutili resse agli ingressi. E saranno almeno 8.000 domani sera i tifosi presenti allo Iacovone per l'esordio dei rossoblù. Vediamo il servizio di Lo Spalluto. Sarà una grande festa rossoblù, comunque. Sono quasi 8.000 i biglietti venduti in prevendita per Taranto Matera. Il debutto dei rossoblù in campionato vedrà sulle gradinate il pubblico delle grandi occasioni. La società della presidente Zelatore si riappropria degli scenari del grande calcio. È ormai tutto pronto per la prima notturna della stagione. L'allenamento di rifinitura toglierà ogni dubbio al tecnico Aldo Papagni, ma l'11 di partenza sembra già scolpito. Mauro Antonio tra i pali, San Pietro in regia, Potenza esterno sinistro, Balistreri e Bollino in attacco con Magnaghi pronto a subentrare. Tutti sperano di partire con il piede giusto, in attesa degli ultimi rinforzi di mercato. Dopo il camerunense Cedric, di proprietà della Roma, il Taranto continua a parlare straniero. Da lunedì saranno in prova l'uruguaiano Gonzalo Latorre del Cruzeiro e il brasiliano classe 92 Renan Zanelli Consiglieri, centrocampista con un'esperienza in Olanda con la maglia del Willem II. Sotto osservazione anche l'attaccante esterno del Catania, Luigi Falcone. Ma da oggi le attenzioni sono concentrate solo sul match d'esordio. Il Taranto vuole vincere. Domani, dalle 20.30 in poi, arriveranno le prime risposte. È uno dei veterani del calcio a 5, il portiere Mimmo Reale difenderà per l'ennesimo anno i pali della squadra della sua città. «Sono il più anziano della squadra, spiega, ma ho l'entusiasmo di un ragazzino. Voglio trasmettere l'amore per questo sport alla città e ai nuovi ragazzi che sono arrivati. La società è fantastica, la loro voglia di sognare è contagiosa e tutto ciò che è positivo per il futsal tarantino. L'ingresso di Salvatore Britannico al fianco di Luca Malizia è il risultato di quanto questa compagine sia riuscita a far innamorare chi l'ha seguita in questi anni. Cercheremo di non deluderli». Ed è ricominciata con entusiasmo rinnovato la preparazione dell'Italcavere al Statte per una nuova stagione di Serie A d'Elite. Toni Marzella, nella prima analisi stagionale, racconta il rinnovamento dell'Italcave. Quest'anno abbiamo apportato tantissime novità, quella più evidente si riferisce al roster che ha mantenuto la bandiera Valentina Margarito, protagonista di praticamente tutti i nostri trionfi, le quattro baby Marangione e Russo da 5 anni in squadra, qualche stagione in meno per Gallo e Girardi, la conferma di Martin, cuore e polmoni, oltre al suo prezioso apporto tecnico. Abbiamo puntato su ragazze che sono giovani e con esperienza in Ad Elite o addirittura in nazionale. Sappiamo che c'è tanto da lavorare, ma c'è la consapevolezza, come ho detto il primo giorno di preparazione, che abbiamo la capacità per far bene. Il club pugliese conferma il trasferimento a titolo definitivo della giocatrice argentina Maria Pia Gomez. E conto alla rovescia per l'esordio dei due tarantini agli US Open di tennis. Da lunedì 29 il via al Flushing Meadows di New York. Sul cemento un ricco montepremi di 46.300.000 dollari. Alle 17 in campo ci saranno contemporaneamente Roberta Vinci e Thomas Fabiano. L'azzurra, che lo scorso anno proprio agli US Open sfiorò la grande impresa, arrivò in finale dopo aver battuto Serena Williams per poi arrendersi a Flavia Pennetta. Trova un'avversaria tosta, la tedesca Annalena Fritzan. In campo maschile, Thomas Fabiano trova una giovane promessa russa, Karen Khachanov, 20 anni, quasi 2 metri di altezza, servizio devastante. Il russo numero 96 della classifica ATP ha sconfitto Fabiano, undicesimo, nell'unico precedente a ottobre del 2013, per 2-1, 7-5, 4-6, 6-3. Non sarà facile, ma Fabiano di certo proverà l'impresa, quella per la prima volta, di accedere al secondo turno di uno dei tornei più ricchi e importanti al mondo.
E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.